modo migliore per misurare le proprie ambizioni è metterle in campo. Pioggia o sole che sia, la Lega Calcio 8 ha il piacere di tornare sul rettangolo verde della Stella Azzurra per la terza giornata di regular season. Li avrete già riconosciuti alla destra dei vostri monitor in maglia bianco-verde con dettagli a scacchi. Levo Job Betting Garbatella, che qui conquistò la Serie A2 lo scorso anno. Alla sinistra, straconosciuti, la squadra storica in maglia doriana e la Golbet Calcio 8 di Carboni si daranno battaglia dopo aver vinto entrambe in maniera convincente all'esordio. Cubani, che si occupa anche della rimessa laterale direttamente verso il limite dell'area, chiusa bene per ora la formazione dell'Evo Job Betting Garbatella. Tubani che viene raggiunto però da un'ottima verticalizzazione e deve andare velocemente a terra Giorgi stavolta. Qui Stufa, stabilmente in posizione di difensore laterale, quindi Tubani, gran tiro e Giorgi deve metterci ancora le mani. Il suo rinvio verso Monteforte, che stoppa e poi in palleggio prova a liberare un tacco volenteroso ma impreciso, la sfera gli ritorna e lui va a lambire il palo con un super sinistro. Lì vicino a sé un tiro a giro, ancora Giorgi, attento, Monteforte, alto sulla traversa, occasioni a grappoli per la Golbet in avvio. La verità, c'era da puntellare più la volontà che la tecnica di questa squadra che prova ancora ad entrare, lo fa ancora bene, ma c'è un super Giorgi sulla strada della Golbet oggi. Con l'inconsueto numero 84 sulle spalle, Laurato lascia lì sul posto un avversario, continua l'assedio dei blu cerchiati, un altro tiro ad una spanna dal palo. Dalla sua metà campo, è una gara a tema unico da più di 5 minuti ormai. Galassi, gran tecnica per andare da Tubani all'ennesimo tentativo, il varco giusto lo trova lui, grandissimo tiro di Tubani, meritatissimo il vantaggio della Golbet. Dal lato dove Monteforte agisce molto per la squadra, va a raccogliere l'assist di Galassi. Il suo tocco colpisce la base del palo. Che grande azione, tutta di prima della Golbet. Foresta. Scusate, Foresta ora servito a spazio. Lato corto dell'area di rigore, il cross che parte. E alla prima occasione Luca Liberti si fa trovare prontissimo a centro area. Tira tanto la Golbet e trova il vantaggio. Tira una volta Evo Job Betting Garbatella e trova l'1-1. Cioè alle spalle di quello dove si svolge la gara. Le finte ed il sinistro che pizzica l'incrocio dei pali. Stavolta Laurato. Stufa. Laurato. Il sinistro di Laurato che buca, stavolta i guantoni a Giorgi che va giù con un istante di ritardo proprio in chiusura di prima frazione. Trova il 2-1 la Golbet, segna Laurato. Comunque stabilmente con tutte e due i piedi all'interno della gara. Qui Sterbini, gran palla a destra che poi scorre. Non sappiamo se Stornelli abbia toccato o se il gol sia da addebitare a Ponziani, ma è un'altra grande azione della Golbet che in apertura di ripresa fa 3-1. La regala agli avversari che hanno chance di contropiede in 3 contro 2. Terenzi riesce ad andare dentro da Berretta e riapre la gara Levo Job Betting Garbatella, che è quanto mai cinica e precisa, velenosissima in contropiede, è 2-3. Evo Job che tiene dentro il pallone, sembra avere idee chiarissime quando riparte. Terenzi col sinistro, somma non la trattiene Berretta, il pallone attraversa tutta l'area di rigore e finisce fuori dall'altro lato. Ad un passo dal 3-3 i padroni di casa. Lo stretto prova ad andarsene, il rinvio stavolta affannoso della Golbet che si era comunque ben chiusa e che ha messo davanti Roversi. Roversi che va a pressare il portiere, la porta è vuota, attenzione, arriva Laurato, doppio intervento in scivolata, miracoloso di Conti. Il rinvio di Giorgi. Lo stop, il pallone messo a terra, Terenzi si incunea alla grandissima. Tutto in verticale, Levo Job Betting Garbatella che fa 3-3 con l'uomo simbolo del suo secondo tempo per ora. Anticipare un altro giocatore molto veloce come Tubani. Giorgi, Roversi chiama il pressing di tutta la sua squadra e qui viene ascoltato perché la porta è vuota, ma il sinistro di Monteforte va vicinissimo al palo, calcio d'angolo. Si occupa del calcio d'angolo Laurato, lo batte arcuato verso il centro e vola altissimo in terzo tempo.
il tir Roversi che va ad abbracciare tutti in panchina. 4-3 Golbet, gran colpo di testa di Roversi qui. Saranno Planet Twin e Alberone, Atletico, Staibano Gomme, Bacci Immobiliare, Football 8, Marlazio e Tiber Team, le prossime avversarie nell'ordine della Golbet, che qui deve difendere da berretta, il tiro deviato, ancora la palla in area, la grande occasione per Lavojob che si spegne sul fondo. Pace e Savoia, Atletico, Staibano Gomme, Bacci Immobiliare, Football 8, Marlazio e Tiber Team e Fraschetta del Pesce Express come prossimi avversari. E qui Laurato, Laurato entra in area, il miracolo davvero di Giorgi a mano aperta, che parata del portiere. Gli highlights, andrà comunque reso onore in qualche modo qui Berretta, va a sbagliare la Golbet, vuole il contropiede per chiudere la gara, ma trova ancora un buon anticipo e poi il destro dalla gran distanza, improvviso deve metterci la manona somma. Conti, lunghissima rimessa, il colpo di testa somma, grande sforzo addominale per andarla a prendere all'angolino. Tre fischi e finisce qui una bellissima Golbet calcio 8. Evo Job, betting Garbatella, i padroni di casa tante volte vicini al pari, la Golbet tante volte vicina a chiuderla, si porta a casa una vittoria che sarà pesantissima a fine anno.